Ciao ragazzi e benvenuti alla terza puntata dei I colori della passione. Oggi faremo insieme un bellissimo viaggio, un viaggio molto lungo. Infatti faremo come i nostri antenati alla fine del 1800, attraverseremo l'Oceano Atlantico per andare in Argentina. L'Argentina è un paese fantastico, l'Argentina delle pampas sconfinate, l'Argentina dei gauchos, l'Argentina di poeti, di scrittori, l'Argentina del mate, l'Argentina del tango, ma anche l'Argentina di moltissimi campioni che hanno giocato a calcio. Soprattutto, naturalmente, lui, Diego Armando Maradona, che ci ha lasciato da poco e lo ricordiamo veramente con molto affetto. È stata veramente una perdita molto forte per tutto l'ambiente calcistico. Ma oltre a Maradona ci sono tantissimi campioni arrivati dall'Argentina. Pensiamo a Messi, Di Stefano, Kempes, Batistuta, lo stesso Sivori, e potrei veramente continuare per ore ad elencarvi nomi. Ma una cosa che questi campioni, o comunque la maggior parte di loro, ha in comune è l'aver indossato la mitica maglia del River Plate. Infatti oggi vi parlerò proprio della camisetta del River. Tutto nacque da una manciata di casse ammucchiate nel quartiere della Boca. Arrivavano dall'Inghilterra e portavano sui loro fianchi una scritta con la destinazione da raggiungere. The River Plate, Rio della Plata. Tanto evocativa fu quella scritta che uno dei fondatori, un tal Martinez, decise di sceglierla per porre fine all'annosa questione relativa al nome del club. Chi preferiva Rosales, chi Santa Rosa, ossia le due denominazioni delle due società che si unirono per crearne una definitiva. Vinse River Plate, senza se e senza ma. I padri fondatori scelsero i due colori che lo avrebbero identificato nel mondo, il bianco e il rosso. Ecco la storia della maglia del River Plate. Bianco e rosso, sì, ma dalla fondazione del 25 maggio 1901 fino al 1905 l'unico colore utilizzato sulla maglia fu il bianco. In una camisetta, con colletto e bottonatura fin sul fondo, con pantaloni e calzettoni neri, che nel catalogo subbuteo può essere rappresentata utilizzando la F10, Fulham, Derby County, Luton. La storia cambiò durante una folle notte di carnevale. Sul carro in cui giacevano festanti calciatori, chiamato Los Habitantes dell'Inferno, sventolavano nastri di seta rossa. I giocatori festanti decisero di rubarli, un po' per goliardia e un po' per provare a dare un dettaglio di colore alle loro divise, in quanto il rosso era pur sempre un colore societario. Presero delle spille e si attaccarono il nastro di seta rossa diagonalmente sulla camisetta. L'idea piacque a tal punto che la signora Catalina Salvarezza, madre di due dei fondatori del club, Enrique e Luisa Salvarezza, cucì un nastro rosso diagonale su tutte le divise. La ref che nel catalogo subbuteo è univoca al River Plate è la 59, che nella sua prima versione ha però la banda rossa orizzontale. Seguiranno anche delle versioni nella stessa ref con la vera e propria banda rossa diagonale. La maglia con la banda rossa fu utilizzata fino al 1909. Dopodiché, per circa un ventennio, fino al 1932, i calciatori indossarono delle maglie a righe verticali, con delle bande rosse molto ampie e inserzioni bianche e nere. Questo avvenne perché in quegli anni River Plate accolse diversi giocatori del National Club of Foresta, squadra da poco promossa in First Division, ma subito dopo esclusa dall'AFA dopo due partite con campo impraticabile. Questi portarono nelle casse del River soldi e sponsor, pretendendo una radicale variazione dello stile della camisetta. Da quell'episodio, quasi unico per i tempi, la squadra di Buenos Aires fu soprannominata Los Millonarios, soprannome che ancora oggi il River si porta dietro da più di 100 anni. Alcune ref che potrebbero rappresentare queste maglie sono la 9, Southampton, Sheffield United, Sunderland, o la 226, Atletico Madrid, in quanto le righe rosse erano molto evidenti e i pantaloncini potevano variare da neri ad azzurri. La maglia del River riprese la vecchia forma nel 1932, su volere del presidente Antonio Vespucio Liberti. La sua intenzione era quella di recuperare la divisa storica degli anni della promozione. La consegnò quindi ai giocatori uno ad uno, pronunciando le seguenti parole di volta in volta.
quidella mucho, pur questa è la camisetta del River. L'esordio è subito vincente e da quel momento la camisetta dei Millonarios non varierà più. La maglia tricolore invece passa ad essere la seconda maglia, di anno in anno modificata nella fantasia e nella distribuzione dei colori, mentre i pantaloncini utilizzati sia per la prima che per la seconda maglia hanno avuto varie versioni, oltre ai classici neri, anche bianchi, rossi o addirittura come nel 1972, bianchi con parte centrale rossa. Arriviamo fino alla stagione 2013-14, quando il River utilizzò una maglia in ricordo del precampionato 1962, quando gli argentini fecero un tour in Europa, dove affrontarono tra gli altri il club dello Stade Reims, squadra che all'epoca era una delle potenze sportive del vecchio continente. Finalista della Coppa dei Campioni del 1956, lo Stade Reims, di grande reputazione, ricevette la delegazione del River Plate consegnandole un regalo molto speciale. Infatti, in riconoscenza del loro tour, il club francese omaggiò i giocatori con una medaglia e un set di magliette particolari. Il design della maglia ebbe un tale successo che fu deciso di utilizzarlo nell'abbigliamento ufficiale del club e divenne il modello alternativo alla prima maglia del 1965, quando fu indossato dalla prima squadra in partite ufficiali del campionato, tra le quali contro la Platense, il Gimnasia La Plata e l'Huracan. In questa riedizione di quella storica maglia, prodotta da Adidas, il colore rosso occupa il centro del capo, mentre maniche e numeri sono bianchi. Addirittura per i primi 1000 acquirenti, la maglia fu consegnata in uno speciale packaging. Questa divisa, nel catalogo Subbuteo, può essere riprodotta utilizzando due diverse ref, la 16, Arsenal Rotterdam Reim, e la 232, Arsenal Brain. Sempre nel 2013, la maglia home del River Plate, con la fascia rossa, è stata scelta in un sondaggio come la più bella del mondo dal media statunitense Blizzards. Nel 2016, il River ha usato contro l'Independiente un kit verde in onore dei defunti della squadra brasiliana Chapecoense, che il 28 novembre 2016 era in volo sul quadrimotore Avro RJ85 in viaggio verso Medellin per giocare la finale di Coppa Sudamericana contro la squadra colombiana Atletico Nacional, ma che non arrivò mai, precipitando sul fianco del Cerro Gordo, montagna a sud di Medellin, provocando la morte di 71 persone a bordo su un totale di 77 passeggeri e membri dell'equipaggio. Anche questo kit può essere riprodotto utilizzando la ref 320 del catalogo Subbuteo, Irlanda del Nord. Nella stagione 2019, il River decide di utilizzare una seconda maglia molto particolare, una divisa totalmente granata, in omaggio al Grande Torino. Naturalmente nel catalogo Subbuteo può essere riprodotto utilizzando la ref 255, proprio il Torino totalmente granata. L'omaggio è dovuto alla forte amicizia che nasce tra due club sul finire degli anni 40, poi coltivata nel corso del tempo anche grazie al gemellaggio tra le due tifoserie. Il rapporto tra River Plate e il Torino, sviluppatosi a poche settimane dalla tragedia di Superga, si inaugurò quando i Millonarios, toccati nel profondo dalla vicenda, decidero di sbarcare in Italia per partecipare a un amichevole contro il Torino simbolo, formazione composta da grandi calciatori delle altre squadre di Serie A, e commemorare la scomparsa dei 31 uomini coinvolti nell'incidente aereo. Inoltre, nello stesso 1949, il River utilizzò una camicia di lana color granata, in alternativa alla prima maglia. L'uniforme era completata da pantaloni bianchi e calzini grigi. La ref che nel Subbuteo più si avvicina a questa divisa è la 99, Reggiana, Salernitana, Torino. Da quell'episodio erano passati 70 anni ed il club argentino decise di fornire un'altra prova di riconoscenza e rispetto verso quei campioni e la società piemontese. Infatti la seconda maglia della squadra campione in carica della Coppa Libertadores, prodotta dall'Adidas, è tornata ad essere di colore granata, con il logo del toro all'interno dei numeri, accompagnato da una didascalia semplice ma significativa. Eterna Amistad, ovvero amicizia eterna. Nelle stagioni 1998-99 con Kelme, 2007-2008 con Asics, 2010-2011 e 2016-2017 con K, era stato invece il club di Cairo
ad optare per una seconda divisa in onore del River, con il design ispirato proprio alla maglia indossata dai Millonarios, maglia bianca con banda diagonale granata. La maglia del River, una delle mie preferite, molto pesante per chi la indossa, per il valore della storia che rappresenta, non solo in Argentina, ma un lungo filo da Buenos Aires a Torino, caratterizzato da tradizione, rispetto e successo. No, terminò River campeon di America! River campeon del mondo! River campeon del mondo! Entrega la Coppa! L'episodio finisce qui, spero vi sia piaciuto. Io vi aspetto alla prossima puntata di I colori della passione e mi raccomando, nonostante i colori, la passione è uguale per tutti.